dell'imminente Fiera Cavalli di Verona, che ospiterà ancora una volta l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo, il settore del salto ostacoli continua a proporre eventi di discreto interesse, come il concorso internazionale del GESE, gruppo Emiliano Sport Equestri. Siamo a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, e ci occupiamo della prova principale, il Gran Premio, una categoria a due percorsi, con classifica stilata in base alla somma di penalità conseguite dai vari binomi sui due tracciati. In caso di parità di penalità per l'aggiudicazione della vittoria, si considera il tempo impiegato sul secondo percorso. Seconda manche, dunque, che comincia con Rocco Bormioli, cavaliere nato nell'agosto del 1959. Monta Ariani, classe 96, origine olandese. Tutti i binomi si presentano a questo secondo impegno con il netto conseguito al primo giro. Il tracciato misura 320 metri, il tempo accordato è di 55 secondi, il tempo limite è di 110 secondi, 8 ostacoli per 9 salti, inserita una combinazione, una gabbia. Abbastanza lento, prudente, Rocco Bormioli, che ha l'onere e l'onore di aprire questo secondo giro, naturalmente senza alcun punto di riferimento, e conclude con un errore agli ostacoli, ma c'è anche un'infrazione di tempo, dunque sono 6 le penalità nel tempo di 59 e 26. Dopo Bormioli toccherà al tedesco Vincenz Schulze-Proesting, che monta Livingston, un castrone baio nato nel 92, di origine tedesca, è un Holsteiner. Come di consueto competente e folto il pubblico bolognese, questa è anche la sede del Memorial dalla Chiesa. Ecco il cavaliere tedesco in campo, anche per loro il netto al primo giro. Questo cavaliere nel 2005 ha ottenuto un secondo posto con la sua squadra al concorso ippico internazionale di Sofia, nella circostanza montava Caiano, poi diversi piazzamenti, manca la vittoria che potrebbe corroborare la stagione di questo cavaliere di secondo, forse terzo rango. Naturalmente i tedeschi sono una superpotenza in questo settore, la concorrenza è davvero spietata. Intanto è già arrivato il primo errore per Vincenz Schulze-Proesting, che supera anche il verticale con scaletta e barriere. Ancora 4 penalità, ormai lontano dalla possibilità di competere per la vittoria. Conclude comunque 8 penalità, il tempo è di 53 e 81. Ed ora un frequentatore dei concorsi ippici nel nostro paese, intanto la regia ci ripropone uno dei due errori di Vincenz Schulze-Proesting, alludo a Fabio Crotta, cavaliere svizzero di buona qualità. Nella circostanza il cavaliere è nato nel settembre del 79, monta Horizon du Roc, un cavallo di 10 anni, sel français. Fabio Crotta ha ormai maturato una discreta esperienza in giro per l'Europa, ha partecipato ai campionati continentali a San Patrignano ottenendo uno splendido argento con la squadra. Nell'occasione montava Madame Pompadour,
una squadra svizzera che sta vivendo un ottimo momento dopo il declino di alcuni senatori come Willy Mellinger. Marcus Fuchs fa un po' da chioccia a una nidiata di ottimi atleti e la squadra elvetica si sta togliendo diverse soddisfazioni. Il percorso comincia con un Oxer a barriere pari 1,40 m per 1,40 m, poi si va a un altro largo 1,45 m per 1,45 m, quindi il primo dei verticali 1,50 m, un altro dritto 1,45 m, poi si va ad affrontare l'unica combinazione, la gabbia, che nel primo percorso era una doppia, da saltare un passaggio di sentiero 1,45 per 1,50, in uscita un verticale di 1,45 m, poi piegata a mano sinistra per affrontare il verticale di 1,50 m, e quindi l'ultimo largo 1,45 per 1,50 nel primo percorso era l'elemento d'ingresso della gabbia. Aggiorniamo il risultato anche per Fabio Crotta, che ha ottenuto il netto in 50,36. Dunque, d'ora in avanti, chi vorrà aggiudicarsi questo gran premio non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 50,36 del cavaliere svizzero che guida la classifica. Sfida immediatamente lanciata dalla connazionale Tina Paul, nata nell'ottobre del 1968, abbastanza opaca la sua stagione. Qui a San Lazzaro di Savena monta Condor, che è un castrone baio di 10 anni, anche lui di origine tedesca. Ha commesso un errore, questo Oldenburg, dal modello morfologico molto gradevole. Sono 8 le penalità per Tina Paul, che conclude in 52,30 e dunque riesce a scavalcare soltanto Vincenz Schulze-Probsting. Meglio di lei hanno fatto Rocco Bormioli e, come abbiamo visto poco fa, Fabio Crotta, che è il leader provvisorio della classifica. Prosegue la serie di cavalieri svizzeri. Ora toccherà a Niklaus Schultenberger, che monta Cantus. Schultenberger è nato nel febbraio del 1968 e non di rado lo abbiamo visto primeggiare in concorsi minori. Nel 2005 si è imposto ad Arezzo in una categoria mista, poi piazzamenti in Coppa delle Nazioni con la squadra a San Gallo, un altro piazzamento a Neuendorf, poi secondo in Gran Premio a Pontedera. Dunque un cavaliere da non sottovalutare. Vediamo se registreremo il secondo doppio netto del pomeriggio, il primo appannaggio dello svizzero Fabio Crotta. E sta tirando la gara Niklaus Schultenberger, sta cercando di affrontare nel modo migliore il percorso, scegliendo le traiettorie più convenienti, e in effetti non commette errori. 46,81 è comunque un tempo così a occhio ancora certamente battibile. Comunque una piccola ipoteca da parte di Niklaus Schultenberger, che ora guida la classifica e ha scavalcato Fabio Crotta. 50,36 per Crotta era davvero un tempo molto alto. Comunque la regia ripropone una fase rallentata del percorso del grigio Cantus. Ed ora per l'Italia Matteo Zamana, nato nell'aprile del 1978, per lui una discreta carriera come young rider in questa categoria. Nel 99
ha ottenuto la medaglia di bronzo ai campionati nazionali. Qui fa coppia con Crack du Taillant, che è nato nel 90, è un cavallo intero dal mantello Sauro, un sel français, superato il verticale di barriere. E Zamana sembra abbastanza veloce, certamente più rapido rispetto a Fabio Crotta, e lì lì con Niklaus Schurtenberger. Parte conclusiva del percorso, avete visto con quanta aggressività ha indirizzato il proprio cavallo sull'ultimo ostacolo, non ci sono errori, applausi per Matteo Zamana che conclude però in 49-16. E nel finale ha perso qualcosa rispetto al 46-81 di Niklaus Schurtenberger che lo precede. Incoraggiante comunque la prestazione di Crack du Taillant, che si è comportato davvero bene sugli ostacoli di San Lazzaro di Savena. Un altro binomio azzurro, Christian Pizzianti. Per lui già una buona esperienza, cavaliere nato nel 1972. Nel 2005 si è imposto a Predazzo nel Gran Premio. Poi piazzamenti anche a Napoli e a Pontedera. Uno dei suoi migliori cavalli è Midaro, che è un cavallo di 11 anni, di origine olandese, un castrone dal mantello Baio. Christian Pizzianti, da battere, 46-81 in caso di percorso netto, limite fatto registrare dallo svizzero Niklaus Schurtenberger. Non lascia nulla di intentato Christian Pizzianti, che va ad affrontare anche questo verticale abbastanza insidioso. Poi le sollecitazioni per affrontare anche l'ultimo verticale di 1,50 m, un altro percorso netto. Un'occhiata al cronometro, 47,54, non di molto, però è alle spalle di Niklaus Schurtenberger, che dunque ha una chance da giocare, anche se ricordiamo che devono entrare sul campo ostacoli ancora diversi binomi molto accreditati. Tanto la regia per il momento non può riproporre errori, anche se avete visto c'era stata quella esitazione sulla gabbia. Percorso netto anche per Christian Pizzianti. Ancora per l'Italia Gianluca Palmizzi. Palmizzi, cavaliere forlivese, nato nel 63, monta Rabena, una femmina di 9 anni. In questo 2005 piazzamenti a Cortina d'Ampezzo, poi un nono posto a Copenaghen. Anche per questo binomio si avvicina la fine del